Sembro una di quelle mamme che balla le canzoni delle figlie teenager e le mette in imbarazzo. Ehi, bentornati. Un altro gruppo che quest'anno non si è mai, mai, mai fermato sono le Clessie. Da che hanno debuttato, penso che siano state ferme tipo 5 minuti in totale, unendo gli attimi per respirare di tutto il gruppo. Questa cosa sinceramente un pochino mi preoccupa e non capisco il senso di spremere così tanto un gruppo quando non è nemmeno temporaneo, ma è permanente. Hanno un contratto di 7 anni e davvero non capisco. Soprattutto finora abbiamo visto dei video abbastanza terribili che sembravano molto low budget, nonostante abbiano scritto sul gruppo Telegram che ad esempio Shutdown era costato un bel po', praticamente hanno speso tutti i soldi nelle comparse zombie. Ok. E giustamente hanno deciso di fare una cosa stranissima per questo comeback, ovvero tornare con un singolo album che però ha due title track. E tra l'altro hanno fatto uscire le due title track nello stesso giorno, nello stesso momento. Questa cosa veramente non la capisco. Sono davvero curiosa di vedere intanto se i suoni sono più di mio gusto. Shutdown mi ricordava davvero troppo Paint the Town. Class invece mi era piaciuta decisamente di più. E vorrei vedere se stavolta ci avviciniamo a qualcosa proprio che mi piace davvero. Loro sono talentuosissime, hanno un botto di personalità. Tra l'altro, se volete scoprire qualcosa sul gruppo, andate su kpopnews.it, che ieri sono usciti i loro profili, e vediamo anche se sono migliorati dal punto di vista dei music video. Vi ricordo comunque di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace e se vi sentite espansivi un bel commentino. Ok, iniziamo da Zealous. Ok, quindi è il giorno del Black Friday. Ok, abbiamo Boone che non riesce ad alzarsi. C'ha un po' di sonno e tra l'altro vestita stilosissima per dormire. Ok. Ma è tipo una versione drama, è uno di quei video che hanno 7 ore di introduzione. Ok. Quindi abbiamo dei suoni un po' orientali. Medio orientali, pardon. Già questo yeah! Non mi è molto piaciuto. Vabbè, nel loro la voce non si rompe in maniera terribile come nel mio, ma era molto autotunnato. Per cosa? Per cosa? Credo sia una scelta stilistica, ma la trovo di cattivo gusto questa scelta stilistica. Per quanto riguarda le voci, di certo non hanno bisogno di autotune, ragazzi. Loro cantano in maniera stabile anche mentre eseguono una piroetta per aria e non è per dire lo hanno fatto davvero. No, raga, io proprio l'odio l'autotune usato così a caso. Sentite quanto lo usano, ma perché? Ok, qua siamo già. Mi piace già di più. Ok, il ritmino mi piace. Scusate se sono partita criticona, io ho un problema con l'autotune troppo usato perché proprio non mi piace la trap, lo usano un botto nella trap e credo che l'inizio cercasse di richiamare un pochino allo stile trap. Poi però è stato un cambio, è stato qualcosa che mi piaceva terribilmente e in questo video c'è decisamente più budget e se non ci fosse più budget c'è semplicemente qualcuno alla regia o comunque un direttore creativo che sa usare meglio i soldi, sa investirli di più perché comunque sembra molto meno cheap, anzi sembra pure un video abbastanza carino, anche se ci sono delle parti di editing che sono troppo brevi, che sono appena accennate, buttate lì tipo per far vedere che il video è elaborato, però poi non vanno abbastanza in profondità. La canzone, ragazzi, per ora potrebbe essere una delle loro canzoni che più mi piace. Cioè, è proprio, ecco, questa per ora sembra essere molto il mio stile. Vediamo, magari sto parlando troppo in fretta. Sono anche contenta di vedere Chewon partire per prima. Comunque era questo l'editing che dicevo che ha appena accennato, quello con tutte le scrittine dietro. Mi piace anche l'effetto sonoro tipo videogame col. Oh, anche il rapino di Jimin!
Avete sentito la voce comunque tipo alla fine che bella? Na 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 na. Wow! Questa qua è la canzone che su Telegram dicevate che era la stessa dei produttori di Paint the Town e di Shutdown. Perché un po' di quello stile c'è, però si distanzia di più. Non è una Paint the Town parte 3. Grazie! Sentite? Vediamo Yeonso. Oh, di nuovo c'è Won. Per ora abbiamo avuto poca Haeju. Vediamo. Ah, ok ragazzi, è la Bone Era. Cioè, senza dubbio. Almeno per Zelus. Center. Che poi center dovrebbe essere Jimin, ma per ora è Bone. Ok, scusa, hai ragione. Quanto lungo questo chorus, ragazzi? È infinito! Molto strano questo chorus, ragazzi, è durato un minuto buono, mi sa. No, è durato 40 secondi, che comunque sono tantissimi per un chorus. So che è diviso in due parti, che la prima parte è un chorus un pochino più classico, mentre la seconda parte è quasi un post-chorus dedicato soprattutto alla dance break. Però cavolo se è durato. Infatti la seconda parte del chorus barra post-chorus me la immaginavo durare la metà. Non pensavo che ripetessero lo stesso motivo per due volte. Vabbè, per come sanno ballare loro ci sta anche. Vedete? Qua io pensavo che durasse una sola volta. E che adesso partisse il verso. Invece no, hanno ripetuto. Comunque quanto è migliorata nell'espressività Jimin, ragazzi. Oh, eccola Haeju. Un'altra queen della stage presence. Oh. Ecco anche Hyunsoo, bionda, che non l'abbiamo praticamente vista nel video finora. Oh, grazie per averci graziato della tua presenza. Vedo un po' poco anche Sunyu, o sbaglio? Sunyu? E Riwon, anche vero? Eccola lì. Ragazzi, mi sento una badass. La cosa peggiore è che questa canzone mi fa decisamente scatenare e il problema è che sembro una di quelle mamme che balla le canzoni delle figlie teenager e le mette in imbarazzo. In questo momento mi sento molto una mamma imbarazzante. Se volete fare una prova del 9, chiedete a vostra mamma di provare a ballare scatenata questa canzone e secondo me saremo lì lì. Sto iniziando forse a essere troppo vecchia per il K-pop. Questa mossa qua da chi l'avevo vista? The Zealous, ragazzi. L'ho già vista, ma non mi viene in mente. Dalle Aespa forse? Hanno una cosa simile? Adoro! Anch'io sono il piffero, solo che ho la mano che mi fa ancora male. Lo tengo e basta. Ah. Non so, è diventata una streamer. Ragazzi, in questo comeback c'è un sacco di spazio per Chewon. Era sempre stata un po' nascostina nelle altre uscite. Oh! La volevo un po' più lunga quella parte rap lì, però va benissimo. You are zealous, zealous, zealous. Ah no, we're zealous e tu sei jealous. Jimin, quello era per caso un calcio? Hai fatto finta di nulla mentre mi davi un calcio? Jimin? È anche bella lunga come canzone, che è una cosa che non capita tanto in questo periodo.
Ragazzi, è buona era. Comunque, tanta roba. Jealous. Mi rimarrà in testa. Per ora, miglior comeback delle classi, ragazzi. Mi è piaciuto in tutto, coreografia mi è piaciuta, la canzone mi è piaciuto, il video mi è piaciuto, loro sono fantastiche, sono migliorate tantissimo anche a livello della loro espressività. Brava l'agenzia che ha fatto un cambio. Oh, tanta roba. Credo che sorprendermi e convincermi più di quello che hanno fatto con questa canzone non potevano. Non so se nella prossima canzone mi convinceranno ancora di più, si riconfermeranno o faranno un passo indietro, ma io sono entusiasta di questa uscita. Sono proprio entusiasta, mi piace un sacco, ragazzi. E sono contentissima di essere una di quelle persone che non mettono una pietra sopra un gruppo o un artista se c'è una o due uscite che non lo convincono oppure non gli piacciono. Anche perché se fossi così mi perderei la possibilità di ricredermi e avere queste sorprese meravigliose. Fatemi sapere cosa ne avete pensato di questo video, se vorreste anche la reazione a Tick Tick Boom. Spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!